Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vinomo, e benvenuti a questo nuovo video. Prima di cominciare, anche se non c'entra molto con l'argomento del giorno, ci tenevo a fare un ringraziamento. Ringrazio di cuore la pagina ufficiale di Facebook dei Dampier per aver condiviso in un suo post il mio precedente video in cui omaggiavo appunto l'omonimo fumetto per i suoi 20 anni, nello speciale di Halloween. Io vi ringrazio davvero, non mi sarei mai aspettato che questo video potesse arrivare a voi, mi ha fatto davvero piacere. Se non l'avete ancora visto, io ve lo linko qui sotto lo speciale in questione, perché è un fumetto che a me piace tantissimo. Se siete amanti del genere dei vampiri e non volete fermarvi a Twilight come trasposizione del vampiro moderno, io vi consiglio di iniziare questo fumetto. Anzi, in particolare vi suggerisco di dare un'occhiata ai due speciali che ho fatto riguardo quest'anno proprio per i suoi 20 anni, e vi consiglio anche, visto che loro hanno condiviso il mio video, di mettere mi piace alla pagina di Facebook di Dampier, Sergio Bonelli Editore, che troverete sempre qui sotto nelle descrizioni. Detto questo, passiamo con l'argomento di oggi, che da un punto di vista tematico è strettamente collegato con un video che ho fatto la scorsa settimana. Infatti, se non l'avete visto, ve lo linkerò qui sotto nelle descrizioni, che è Assassin's Creed. La scorsa settimana avevo parlato del fatto che Netflix avesse annunciato ufficialmente la produzione e la lavorazione di una serie TV basata sull'omonima serie di videogiochi. Oggi, siccome manca pochissimo all'uscita del nuovo capitolo, parlerò di Assassin's Creed Valhalla. Infatti, l'uscita del videogioco è prevista per il 10 novembre su tutte le piattaforme, meno che per la nuovissima PlayStation 5. Nel Nord America uscirà il 12 novembre, mentre in Europa uscirà una settimana dopo, ovvero il 19. Premetto che in questo video non mi soffermerò sulla giocabilità di questo videogioco o sulla sua struttura, diciamo. Perché, già come ho detto nello scorso video, io non sono un grande videogiocatore, nonostante sono appassionato di Assassin's Creed, ho ripreso di recente, guarda caso, tra i giochi con cui ho riniziato, c'è cioè appunto proprio Assassin's Creed. E inoltre, siccome del videogioco in questione, della modalità di gioco, a parte quello che è stato rilasciato, non so molto perché non l'ho provato, non voglio soffermarmi su quello. La mia intenzione è soffermarmi sul soggetto in questione, il valore simbolico che questo capitolo potrebbe avere all'interno della saga di videogiochi, in base a quello che è stato reso noto. Ora, io ho cercato di informarmi come meglio ho potuto, ho letto un sacco di articoli, ho visto molti video su YouTube che trattavano l'argomento. Se ho tralasciato qualcosa o ho detto proprio una cosa sbagliata, per favore correggetemi qui sotto nei commenti se ho detto una castroneria. Inoltre ci tengo a precisare che queste sono solo delle mie premesse, non è una recensione, anche perché non so che cosa la faccio, che ancora non l'ho visto questo gioco, sono solo delle premesse in base a quello che si sa. Non è un giudizio, non è niente di tutto ciò, è semplicemente un'opinione che mi sono fatto, diciamo, riguardo a quello che è stato rilasciato, o meglio, è un'analisi, un'elaborazione e alcune, diciamo, teorie che ho preso a riguardo. Bando quindi alle ciance e cominciamo con il video. Per prima cosa andiamo a introdurre l'ambientazione e il capitolo storico in cui si svolgerà questa vicenda. Allora, siamo nell'epoca vichinga, in particolare, se ricordo bene, nel IX secolo, durante un periodo in cui appunto le popolazioni norrene della Scandinavia, spinte per varie cause, iniziarono a migrare verso sud e verso altre regioni del continente europeo. In particolar modo, una delle terre che fu presa più di mira da questi esploratori e pirati fu appunto l'Inghilterra, che sarà appunto l'ambientazione principale di questo videogioco, appunto l'Inghilterra della cosiddetta eptarchia anglosassone, ovvero questi vari regni che andavano a costituire l'Inghilterra precedente al regno unificato, che erano appunto popolati dalle popolazioni germaniche anglosassoni. Qui infatti il conflitto tra i locali e gli invasori fu particolarmente arduo e duraturo, perché gli stessi vichinghi arrivarono a prendere il controllo di una grandissima parte dell'isola, diventando così una minaccia costante per gli anglosassoni. Non si trattava quindi solo di saccheggi, o meglio, non soltanto quelli, ma di una vera e propria conquista. Il protagonista di questa vicenda infatti sarà uno dei tanti vichinghi che prese parte a queste spedizioni, ovvero Eivor, che, piccola curiosità, qualora non vi foste informati, sarà possibile sceglierne il sesso, se farlo maschio o femmina. Canonicamente è stato detto che sarà maschio il personaggio, però dal punto di vista del gioco si può sceglierne il sesso, quindi io ho sentito parecchie critiche riguardo questa scelta, è sicuramente una scelta un po' particolare, però ci può stare comunque dal punto di vista del videogioco in sé, perché comunque magari un videogiocatore maschio si trova meglio con un personaggio maschio, in questo caso hanno voluto fare questo esperimento. Magari una videogiocatrice preferirebbe vedere il proprio personaggio femminile. È una sperimentazione, un po' come era stato in Odyssey, che potevi scegliere se
prendere Cassandra o Alexios, ma alla fine il succo della storia non cambiava. Cambiai i personaggi, ma alla fine quello era. C'era la versione canonica che voleva Cassandra come protagonista e Alexios come cattivo, ma tant'è, la storia più di tanto non cambiava. Riguardo invece al tema principale della saga, ovvero la rivalità millenaria tra assassini e templari, o meglio in questo caso tra occulti e antichi, non sappiamo ancora molto, però abbiamo una certa certezza, scusate il gioco di parole, che i primi saranno più schierati tra le file dei vichinghi, mentre i secondi saranno infiltrati nei regni anglosassoni. Veniamo a noi, allora. Lo sappiamo bene, Assassin's Creed nel corso degli anni ha avuto diversi cambiamenti comunque, è molto cambiato rispetto agli inizi dal modo con cui imposta le proprie storie, tanto che c'è comunque qualcuno tra i vari fan che dice ma si può ancora parlare di Assassin's Creed? Allora, io faccio sempre l'esempio di Star Wars, ovvero non che finisce di merda, solo il nono, ricordiamocelo, ma ovvero il fatto che partendo, diciamo, da un filo principale, si è creato poi sopra un grande universo così vario in cui non per forza tutte le storie devono essere strettamente collegate col filo principale, nel caso di Star Wars la lotta tra Jedi e Sith, tra lato chiaro e lato oscuro. Nel caso di Assassin's Creed è quasi simile tra assassini e templari. Ci possono essere anche alcune varietà, l'importante è che comunque ci siano dei rimandi, certo in Star Wars è comunque più facile. L'altra volta avevo fatto lo stesso esempio ma mi ero dimenticato di dire una cosa, che Star Wars comunque è un universo che parte da zero, è un universo immaginario, quello di Assassin's Creed è ambientato nel nostro mondo, quindi io nell'universo di Star Wars posso anche girare una telenovela su Naboo per renderlo Star Wars, spero non succeda mai. Se io invece giro una telenovela a Damasco non posso dire ma nel primo numero, cioè nel primo capitolo parte della vicenda era Damasco, che cazzo vuol dire? In ogni caso, anche se ci sono dei rimandi che ricollegano appunto con il filo principale, può andare bene perché può dare un'impostazione diversa, sì, e portare a nuovi sviluppi comunque, non mettere giù sempre il solito schema. Per quanto riguarda il capitolo di Odyssey, era veramente una storia fuori dalla trama principale comunque, perché cronologicamente parlando era proprio antesignana a tutti i fatti della rivalità tra templari e assassini in parte comunque. Quindi ci stava una storia che stesse fuori dal filo principale, tanto che dal trailer non sembrava neanche fosse una nuova storia di Assassin's Creed, era stato trattato quasi come un videogioco di guerra greca, della Grecia antica comunque, non sembrava certo un Assassin's Creed. Ci hanno però contestualizzato dentro alcuni rimandi a Assassin's Creed, alcuni rimandi che contestualizzano quel capitolo all'interno di quella saga. Certo, c'è da dire che buona parte di quei riferimenti tra i più importanti stava nei DLC in più a pagamento, ma su quello si potrebbe aprire un altro capitolo, ma non ne parleremo qui. In questo Valhalla la situazione invece sembra un po' più particolare, sembra a metà tra le due cose, perché da una parte abbiamo un contesto che sembra essere in parte esonerato dalla vicenda degli assassini, comunque, ovvero l'epoca vichinga. Sembra avere la meglio, sembra essere più il tema fondante. Però allo stesso tempo la tematica degli assassini sembra comunque influire su di essa, non è esente come lo era in Odyssey. Qui però ho un dubbio sulla scelta del background del protagonista, ovvero il fatto che sia un vichingo. E i vichinghi, comunque la si veda, erano dei conquistatori, erano dei razziatori. Ok che la storiografia di solito li ha dipinti quasi come dei mostri, come se saccheggiassero per divertimento, questa cosa viene fatta vedere anche nel trailer, ma di quello ne parleremo. Ma in realtà dietro c'erano delle ragioni al motivo delle loro razzie e poi delle loro migrazioni, ovvero le condizioni inospitali della loro terra natia principalmente. Però di fatto, secondo me, il mondo dei vichinghi, siccome da come te lo presentano il gioco sembra essere molto incentrato proprio sul loro punto di vista, è molto in contrasto secondo me con il credo degli assassini, che è basato molto di più sulla pace e sulla libertà. Gli stessi slogan del gioco sono molto incentrati su una visione più vichinga che assassina, ovvero appunto combatti, conquista, fa vedere che sei un barbaro così, non quella cosa lì è il fatto, ci vedono come dei barbari e noi non deludiamoli, ecco. È molto in contrasto, secondo me, con la filosofia originale di Assassin's Creed. Però, per carità, quello è marketing. Servirebbe magari anche solo per vendere il gioco. Non è detto che poi nei fatti sia così. Può essere solo marketing.
Però noto già questo contrasto, questa differenza tra i due mondi. E qualcuno potrebbe dire, ma in Odyssey Cassandra all'inizio è una mercenaria comunque. Sì, ma lei non era un'assassina. So che una sottigliezza, secondo me, è molto fondamentale. E poi, via via che vai avanti col gioco, volendo gli ideali che abbraccia, ovvero quello di riportare la pace tra le varie polis durante la guerra del Peloponneso, volendo si può riscontrare con gli ideali del credo. Eivor qui sembra abbracciare comunque il credo degli assassini, almeno questo che è quello che ci mostra il trailer, e le stesse informazioni ci dicono che lui entrerà in contatto con la setta degli occulti in Inghilterra. Però quelli che sembrano essere anche gli altri suoi ideali, ovvero quelli vichinghi, in questo caso quello di conquistare una nuova terra per il suo popolo, quindi è comunque una cosa che è volta a far del bene a qualcuno, però sicuramente gli anglosassoni non è che potrebbero apprezzare così tanto, eh. Non ce lo vedo molto armonizzato con la filosofia degli assassini. Inoltre il trailer sembra essere un po' troppo di parte, perché ti rappresenta i vichinghi come dei bonaccioni. Ok che ho detto che non erano per forza dei mostri, però erano comunque dei razziatori di casini nei vari regni del nord Europa e non solo. Ne hanno fatti comunque, quindi ok che l'hanno anche detto, se non sbaglio in intervista, che il messaggio che volevano portare era una metafora delle immigrazioni dei giorni nostri, ok? Però, bello il messaggio, ma il contesto e il modo con cui avvenivano erano leggermente diverse. Tra l'altro mi ha sempre fatto ridere il fatto che alcuni ambienti dell'estrema destra, soprattutto del nord Europa, attingano alla cultura vichinga senza ricordarsi che di fatto erano migranti. Tutta questa situazione sicuramente è fatta per il bene del proprio popolo, ma va a discapito degli anglosassoni, che qui vengono un po' dipinti come i cattivi solo perché dietro ci sono gli antichi, ovvero i templari, e che volendo ci sta, perché comunque essendo gli anglosassoni divisi in regni, ci sta che come alleato principale, essendo la struttura del regno medievale sicuramente molto più attinente agli ideali dell'ordine degli antichi barra templari, ci sta che i templari preferiscono schierarsi con una forma di ordine diverso, poiché i vichinghi in questo caso rappresenterebbero un po' il caos in questione. Però l'importante è che non mi dipingano gli anglosassoni che cercano di difendersi da questa invasione come degli stronzi, praticamente. Sarebbe poco credibile, secondo me, se sono stati saggi avranno mixato le cose. Per esempio, un'idea che mi è venuta in mente è che nel trailer noi vediamo che c'è Alfredo il Grande, quello che è considerato metaforicamente il primo re d'Inghilterra, ma era solo re del Wessex. Qui vediamo che lui fa questa dichiarazione accesissima contro i vichinghi, dichiarandogli guerra, definendoli dei barbari, dei senza dio e quant'altro. Cioè, posso capirlo in parte il suo punto di vista, infatti sarebbe saggio magari creare uno sviluppo dove alla fine ci possa essere un'intesa, che non mi dipingano questo personaggio solo come uno stronzo, solo perché in qualche modo sta combattendo contro quelli che stanno invadendo il suo regno. Certo, c'è una cosa che potrebbe rendere più legittima questa cosa, ovvero il fatto che l'origine delle migrazioni dei vichinghi sia dovuto magari a una scelta politica degli antichi, magari servendosi di altri regni. Però non c'è riscontro storico, cioè so che per esempio i danesi e i franchi avevano avuto alcuni conflitti di frontiera, comunque così, ma nulla di particolare, quindi è vero che ci possono un po' fantasticare sopra, però non penso più di tanto. Lì potrebbe legittimarlo, ma secondo me sarebbe poco credibile dal punto di vista storico. Certo, c'è da dire che spesso Assassin's Creed, nelle sue ricostruzioni storiche, abbia voluto dare certe rivalutazioni, per esempio pensiamo alle crociate del primo capitolo. Ok che da anni si dibatteva sul senso morale delle crociate, però da quello che ricordo, per esempio io stesso per mia esperienza, quando a scuola studiavamo le crociate, era chiaro che il punto di vista storiografico era molto più dalla parte dei crociati che da quello dei musulmani, cosa non propriamente corretta. Dopo quel videogioco, molti, soprattutto i miei molti coetanei, iniziano già a mettere in dubbio quella cosa. Poi c'è per esempio, veniva messa un po' in rivalutazione le due rivoluzioni come quella americana e quella francese in parte comunque. O la pirateria nel Black Flag, ricordiamo che l'autore, lo sceneggiatore di questo Valhalla è lo stesso di Black Flag, che volendo è quello con cui trovo più affinità in un certo modo. Dove la pirateria fino a un certo punto sì, poteva piacere la figura del pirata,
ma non veniva tanto presa in evidenza il fatto che fosse una vera e propria opposizione alle potenze europee. Quindi ci sta anche una rivalutazione. L'importante, secondo me, anche se ripeto, può dare un tipo di sviluppo diverso, nuovo, originale da quel punto di vista, secondo me l'importante è che non si perda di vista la visione originale del gioco, secondo me. Ma sia chiaro, potrebbe venire anche un mix, perché comunque il personaggio potrebbe arrivare a un compromesso con se stesso. Anche Edward Kenway alla fine era mezzo pirata e mezzo assassino, aveva trovato una specie di compromesso. Non era proprio l'ideale dell'assassino tradizionale, ma era comunque un assassino. Qui potrebbe, Eivor potrebbe fare lo stesso, potrebbe essere metà vichingo, sempre metà assassino, anche se, ripeto, c'è un maggior contrasto, però tutto dipenderà da come verrà messo in campo. C'è da tenere però conto una cosa, ovvero il fatto che gli assassini, da quello che fa intuire il trailer, non per forza si schierano dalla parte di vichinghi perché si trovano d'accordo più con il loro mondo, ma perché magari semplicemente in quel momento sono nemici naturali degli anglosassoni dietro cui si nascondono i templari. Quindi può essere per quello, più volte gli assassini hanno appoggiato più una fazione che l'altra solo perché nell'altra si erano infiltrati i templari. Quindi può essere anche quello. Però dopo tutto questo mi viene spontanea una domanda, ovvero, dietro a questo ennesimo scontro tra occulti e antichi, c'era una vera e propria ragione, ovvero, si tratta semplicemente di mettersi il bastone tra le ruote perché sono due fazioni rivali, o c'è un motivo dietro per cui gli occulti appoggiano i vichinghi per combattere gli anglosassoni che sono appoggiati dagli antichi? Ecco, mi è venuta una teoria a riguardo. Allora, quando sono state rilasciate le prime informazioni riguardo a questo Valhalla, e seppi che si trattava non solo di una storia che avrebbe avuto i vichinghi come, diciamo, come sfondo, ma che sarebbe stato ambientato in Inghilterra, io ho detto a mio fratello: sta a vedere che tirano fuori quel vecchio argomento che avevano avuto più volte in mente di trattare perché era saltato parecchie volte. Sai, un po' come l'idea di ambientare un Assassin's Creed nel Giappone feudale che ciccia fuori da un decennio più o meno, però non si è mai fatto. Tipo quello. Ho detto, sta a vedere che magari c'è in mezzo un artefatto a cui tutte e due stanno dando la caccia. E quando è stata data la conferma che in questo numero ci sarà Excalibur, ho detto: non è che il motivo della contesa tra le due fazioni potrebbe essere quello, o almeno uno dei tanti motivi? È una mia teoria questa, perché ho sentito che comunque il ciclo arturiano verrà tirato in parte fuori, tra cui Excalibur. Poi, una cosa che trovo davvero molto interessante è che tra i contenuti di questo gioco, in base alle informazioni rilasciate, si approfitterà dell'atmosfera norrena e di conseguenza della mitologia e del pantheon degli dei norreni per approfondire molto di più la questione degli Isu e della prima civilizzazione. Un po' come era successo con Odyssey, infatti, una cosa che mi piace molto degli ultimi è che sono state scelte delle ambientazioni che possano permettere di tirare in ballo delle mitologie per ricollegarci appunto con la tematica degli Isu. Sono infatti anche molto curioso di come verrà rappresentata Asgard. Allora, spero non cadino nel banale, davvero, spero di no. Sarei molto curioso di vedere come contestualizzino questa città degli dei norreni nell'immaginario degli Isu. Un'antica città della prima civilizzazione può essere comunque un tempio contenente degli artefatti, può essere. La cosa che ho trovato un po' un peccato da quello che ho sentito è che l'ambientazione scandinava, seppur presente, sarà un po' ridotta a favore di quella inglese britannica. Questo secondo me l'hanno fatto per evitare che somigliasse molto con God of War, visto che quello nuovo, visto che già lì tratta la mitologia norrena ed è ambientato in Scandinavia, quindi magari per evitare di rendere gli scenari molto simili, secondo me hanno detto: ok, ci saranno comunque delle ambientazioni scandinave, ma punteremo di più su quelle in Inghilterra. Quindi, tematica la Assassin's Creed in questo videogioco ce ne sono comunque, dovrebbero essercene. Quindi, quando sento dire: ma la Ubisoft non faceva prima fare un gioco di vichinghi e basta, ragazzi, prima di tutto esiste una cosa chiamata marketing. Se uno ha in mano un brand importante come Assassin's Creed, cerca di sfruttarlo come meglio può, ripeto, nel modo migliore possibile, senza fare cazzate, ma lo fa comunque. Quindi, se ha un'idea per una storia che, seppur molto distante dai canoni originali, può
può essere contestualizzata in un brand importante, lo fa comunque. E inoltre, ripeto, può essere anche il modo per dare uno sviluppo diverso a una trama che ormai va avanti da diversi anni, mettendo giù un'impostazione diversa, ma che in cui mantiene i rimandi principali. Dunque, queste erano le mie premesse riguardo a quello che è stato rilasciato su Assassin's Creed Valhalla. Ditemi adesso voi cosa ne pensate su questo argomento, fatemelo sapere in un commento qui sotto, mi raccomando, stiamo abbastanza calmi, perché so che l'argomento divide parecchio, però mi raccomando, cerchiamo di mantenere toni civili. Mi farebbe piacere sapere una vostra opinione. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!